In questa lezione parleremo di simmetria e come essa sia stata applicata nell'arte. Se siete interessati alla lezione integrale, potete consultare il primo link in descrizione. Un esempio, per esempio, di simmetria per riflessione la trovate sicuramente in un artista come in questo caso è Caravaggio, l'immagine di Narciso che si rispecchia e è, diciamo, costretto a innamorarsi della sua immagine riflessa nell'acqua, è un perfetto esempio, diciamo, di simmetria per riflessione. Perché vedete anche qui, logicamente, la stessa distanza che c'è dalla testa, e questo è come se fosse l'asse di simmetria, trovate riflesso l'immagine. Questa invece è la famosa simmetria di rotazione che vi dicevo, partendo da un perno, un centro, vedete, ci possono essere organismi che hanno appunto raggi che si dipartono dal centro e sono tutti, parla di simmetria perché è come se si ruotasse attorno a un centro. È tipica, per esempio, se vi è capitato di vedere dei cristalli anche di ghiaccio, è una simmetria raggiata, ma se voi pensate anche alla chimica, che studia la chimica, esistono anche i famosi orbitali e qui capite che appunto la simmetria si può sviluppare su un piano o anche nello spazio, andando a occupare il piano orizzontale, verticale, trasversale. In questo caso appunto si parla di una simmetria sferica. Andiamo avanti. E qui altri casi, in geometria invece, come vi ho detto, si parla di questa simmetria assiale. Guardate, se non ci avevate mai fatto caso, in quanti elementi trovate la simmetria assiale negli animali viventi, appunto. Continuo a farvi vedere altri esempi, sempre che abbiamo sotto gli occhi, tutti di simmetria, anche delle foglie, appunto, degli alberi. Se vi è capitato di aprire, per esempio, un carciofo a metà, noterete come sia perfettamente simmetrico, no? Tutte le varie parti, tipologie diverse dei carciofi sono comunque simmetriche. L'uomo, se voi guardate i campi coltivati, anche i campi coltivati a vigne, a frutteto, quello che volete, l'uomo appunto ha organizzato secondo una geometria, secondo una proporzione, secondo un'armonia. Guardate la bellezza se avete visitato anche la campagna toscana o anche tante altre parti del mondo e vedete questi bellissimi filari o di viti o di olivi, sono bellissimi perché appunto ci fanno capire il lavoro dell'uomo che è incentrato comunque alla ricerca di una bellezza anche estetica, perché è vero, è funzionale fare filari perché il trattore poi passerà a una distanza giusta, se non li mettessi uno qua, uno là, uno sopra, uno sotto, logicamente anche per raccogliere i frutti o per dissodare il terreno sarebbe tutto più difficile. Quindi l'uomo ha imparato dalla proporzione, dall'armonia che regna nella natura stessa, applicarla anche al terreno. Guardate bellissimi i campi di tulipani in Olanda, no? Sono qualcosa di straordinario che ci appaga anche da un punto di vista estetico. Veniamo innanzitutto a farvi vedere l'esempio di simmetria che c'è nell'uomo, perché l'uomo è sì simmetrico, ma solo nei confronti del piano sagittale, quello che si chiama sagittale. Vi spiego meglio. Se voi prendete un uomo e lo dividete metà nella parte alta e metà nella parte bassa, il piano questo verde trasversale, l'uomo non è simmetrico perché nella parte bassa c'ha dalla vita in giù alle gambe e da qui alle braccia, quindi non è assolutamente simmetrico. Lo stesso se voi dividete l'uomo secondo il piano frontale, vedete che è questo blu. Trovate il davanti e il dietro, non sono simmetrici perché davanti l'uomo è fatto diverso da come è fatto dietro. Il piano sagittale invece è quello, come abbiamo visto anche per le farfalle, no? È così. Se dividete la figura perfettamente a metà secondo un asse, il piano sagittale divide proprio il corpo in parti uguali, il lato destro e il lato sinistro. Studi di simmetria assiale si possono fare osservando per esempio un volto. Questo punto, un volto che presenta, se voi tirate l'asse di simmetria, infatti per disegnare
un volto, si sta molto attenti a tirare gli assi di simmetria e giusti rapporti. La distanza tra gli occhi, non so se lo sapete, ma è esattamente un terzo occhio. Ma chi è che si è divertito a rompere la simmetria e tutte le regole, anche la famosa prospettiva? Sicuramente la prospettiva è stata infranta da artisti del XX secolo che hanno rivoluzionato quello che invece gli artisti, per esempio, del periodo classico, anche della Grecia, avevano realizzato nella costruzione dei templi, nell'idea della figura umana o delle divinità. Vi mostro quindi i dipinti di Picasso. Cosa fa di Picasso di straordinario? Innanzitutto rompe quella che è la prospettiva che aveva imperato per 500 anni. Lo sapete, la prospettiva nasce nel 400 e Picasso rompe, diciamo, le regole della prospettiva che sempre erano state alla base di tutte le scuole artistiche. Però la prospettiva che nasce nel Rinascimento, se ci pensate bene, ci dà un'immagine univoca della realtà, perché è un'immagine a partire da un punto di vista ben preciso. Se voi prendete la prospettiva centrale e guardate un paesaggio, guardate qualcosa che è costruito, un'architettura, secondo questa prospettiva, sapete che è un punto di vista da un unico, è un punto di vista che non considera la totalità, ma considera un punto di vista particolare. E quindi che cosa fa Picasso? Picasso scardina, dicevo, la prospettiva, ma anche quella che è la simmetria, perché capite bene, un volto di donna come questa, o questa è la figlia Maya, vedete, di Picasso, ve l'ho messa a confronto quassù, è come se lui avesse voluto darci un'immagine nella sua totalità, abbia preso frammenti di una realtà e è come se lui avesse voluto girare attorno a questa figura, alla sua bambina, la figlia Maya di Picasso, un ritratto che lui fa nel 1938, e lui ci ha voluto restituire l'immagine della bambina. Vedete, si vede il naso di profilo, la bocca, un occhio visto frontale, ci vuol dare l'immagine della bambina forse ancora più vera, perché abbiamo detto che la prospettiva centrale presuppone un punto di vista e quindi non considera l'oggetto nella sua totalità. Cosa fa Picasso? Ci mostra l'oggetto, che si tratti di una bottiglia, si tratti di una natura morta, si tratti di un ritratto, nei molteplici punti di vista, in simultanea, cioè ci restituisce nella stessa immagine, paradossalmente l'immagine ancora più vera. È un'immagine che presuppone uno spazio-tempo. Un dipinto impressionista, voi potete anche guardarlo, è un dipinto a impressione di un attimo della realtà, no? È un dipinto che cattura un'istantanea, o lo stesso il punto di vista, abbiamo detto, della prospettiva, un punto di vista in quel momento di quella posizione, se mi sposto non è più questo. Invece qui, un dipinto, per esempio, come questo cubista, vuole un tempo per la visione, perché noi dobbiamo soffermarci e ricostruire mentalmente quella che è la bambina, in questo caso, con la sua bambola.